Loro sono i genitori del piccolo Claudio Domino, il bambino che il 7 ottobre del 1986 fu freddato con un colpo di pistola nel quartiere palermitano di San Lorenzo ad appena 11 anni. Da allora Ninni Domino e Graziella Cetta hanno continuato a cercare la verità. Troppe ipotesi, a volte anche fantasiose, e nessuna certezza, hanno segnato l'impervio cammino di Ninni e Graziella, che prosegue senza sosta da oltre 36 anni, in cerca di capire perché una mano armata ha stroncato in modo vile la vita del loro piccolo Claudio. Dell'orribile fatto di sangue, allora, presero le distanze anche i mafiosi che, attraverso Giovanni Montate, portavoce dei detenuti reclusi nella sua cella durante la celebrazione del maxi processo, definirono l'omicidio un atto di barbarie. Un delitto avvolto nel mistero, per il quale oggi viene avviata una raccolta di firme per sollecitare gli organi inquirenti a non spegnere i riflettori su questo ignobile gesto, del quale ancora si sconosce il colpevole. Il tempo passa. L'orologio biologico fa il suo giro e noi, io e mia moglie, invecchiamo. E sinceramente non vorremmo morire non sapendo la verità e avere dato giustizia al nostro figlio. Chi sono i deputati a poter dare questa risposta? Sono gli organi inquirenti. Stanno lavorando, non stanno lavorando. Noi, come genitori, stiamo cercando di dare degli impulsi. Nel senso di sollecitare, di stimolare gli organi inquirenti. Fino a oggi non abbiamo nessun riscontro. Speriamo, perché noi crediamo comunque che il vento della giustizia e della magistratura sia cambiato rispetto agli anni 90, che oggi ci sono dei magistrati che hanno veramente intenzione di fare luce, di alzare il sipario su tanti delitti, tra cui quello di mio figlio, che non hanno avuto risposta. Per aderire alle firme, la petizione è su change.org o tramite anche la sua pagina Facebook. Ma cosa chiedete di preciso? Chiediamo di aderire a questa petizione in modo che più siamo, più si possano depositare alla Procura di Palermo e far vedere che la gente vuole verità e giustizia, che il popolo italiano vuole sapere su Claudio Domino cosa è successo, visto tra l'altro gli ultimi risvolti dal 2021 ad oggi. Noi chiediamo alla magistratura di ascoltarci, di farci sapere, perché finora siamo stati tenuti all'oscuro di tutto questo. Quindi con questa petizione invito tutti ad andare sulla mia pagina o su quella dell'amico Pippo Di Vita o su altri che hanno aderito come giornalisti, come scrittori, come amici, per avere verità e giustizia su Claudio, perché noi crediamo in quella magistratura con la G maiuscola, e la vogliamo da lei la verità e la giustizia. Per ringraziare solo la magistratura e mai ringraziare mafia o mafiosi.